Ciao, prendi in mano il tuo orgoglio e gettalo via perché oggi, su vostra richiesta, correggo i vostri disegni. Ciao allievi, ovviamente stavo scherzando nell'introduzione. Non vi darò voti, non farò segni rossi, ma semplicemente vi mostrerò come andare a correggere un vostro disegno per raggiungere una maggiore verosimiglianza e anche somiglianza con l'immagine di riferimento. Sicuramente vi sarete trovati in quel punto del disegno in cui non riuscite a raggiungere il risultato che vorreste, ma non sapete capire come mai. Non vi preoccupate, è assolutamente normale e parte del processo di apprendimento. Quello che andrò a fare oggi sarà prendere alcuni dei disegni che mi avete mandato su Instagram oppure su Pinterest e cercare di andare a correggerli in modo che siano ad esempio a tutti. Ricordatevi che ogni errore è una possibilità di miglioramento e correggere i vostri disegni, anche vecchi, può essere un ottimo esercizio sia per vedere quanto state migliorando nel tempo e quindi come riuscite a vedere meglio le cose adesso, sia per imparare dai vostri errori proprio nel momento in cui li andate a correggere. Prima di incominciare, come sempre, vi consiglio di consultare la descrizione di questo video in cui potete trovare il link al mio corso di disegno, al mio kit con i materiali base da disegno, che oggi non utilizzerò perché mi occuperò di disegno digitale, alla mia dispensa gratuita con 10 consigli per migliorare nel disegno e gli schemi proporzionali del volto e del corpo umano e anche degli esercizi da stampare e compilare, e infine lo shop del mio sito e i miei canali social Pinterest e Instagram. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi subito al mio canale e di attivare le notifiche per non perdere tutti i nuovi video e di lasciarmi un bel like di incoraggiamento. Quindi, siete pronti? Incominciamo! Ah, quasi dimenticavo! Per questo video ho utilizzato la mia nuova tavoletta grafica Gaumon M106K Pro, che vi ho già recensito in un video di qualche settimana fa che vi lascio linkato qua in alto a destra. Il primo disegno è questo sorriso di Dirilina, probabilmente fatto seguendo o questa immagine di riferimento o comunque il mio video su come disegnare un bel sorriso. Ecco, devo dire che il difetto principale che troviamo in questo disegno è il fatto che non rispecchia la forma, quindi una sorta di linea piatta sopra e curva sotto, una specie di D sdraiata. Quindi questo è proprio il primo difetto che ci salta all'occhio e che dovremmo andare a correggere. Quindi sicuramente questa linea del labbro inferiore sale un pochettino verso gli angoli e poi scende giù e quindi di conseguenza dovremmo andare, se avessimo una bella gomma pane, a cancellare tutto quest'angolo della bocca, che in realtà non esiste questa parte fatta di labbro. Vedete che il labbro comunque qua è già finito, c'è in realtà il buco che si apre del dentro della bocca, quindi questa parte va tagliata via tutta con la gomma pane e questo labbro inferiore va invece un po' più enfatizzato. Vedete che sembra già più sorridente? La stessa cosa dobbiamo farla però con l'arcata dentale, perché vedete che i denti non arrivano tutti in fila indiana fino alla fine della bocca, però fanno questa sorta di arco che sale e quindi qui dovremo creare questa illusione lasciando una parte in ombra. E ovviamente anche questi denti qui, sì, sebbene si veda sempre comunque la radice, però sono anche un pochettino più stretti perché sono un po' scorciati in prospettiva. Di conseguenza anche questa parte qui del centro del labbro superiore scende un pochettino sul davanti degli incisivi. Andiamo a fare ora i denti e anche il labbro inferiore ovviamente segue questa curva. Questo labbro che non ha un contorno così netto, vedete? È tutto una sorta di campitura uniforme e quindi lo vado a rendere in questo modo più uniforme. Con il chiaroscuro mi aiuto a dare quest'idea di piega del labbro e anche il labbro superiore, come dicevamo prima, non ha questo contorno così netto e neanche questa parte qui. Vedete che a parte che qua non c'è nemmeno, però non sono delle righe così come se fosse una diga. È qualcosa di molto più sfumato, intuitivo e anche il contorno delle labbra è così. Un
Un altro difetto, chiamiamolo così, di questo disegno era che la riga centrale degli incisivi non era né dritta né perfettamente in linea con l'asse di simmetria. Ecco, una cosa che appunto vi dico sempre di fare all'inizio di ogni disegno è l'asse di simmetria, così che noi sappiamo che appunto se questo è l'asse, qui ci sarà il centro dell'arco di Cupido, il centro del, chiamiamolo, cicciottello del labbro superiore, la piega centrale del labbro inferiore e anche la massima estensione di questo stesso labbro inferiore. E ovviamente anche la linea di divisione dei due incisivi, che adesso faccio così marcata, che però in teoria dovrebbe essere un po' più leggera. E poi vado a ricostruire anche tutte le zone delle gengive, così che sia meglio definito anche la divisione tra un dente e l'altro. Faccio un po' gli ultimi aggiustamenti. E vabbè, diciamo che se andassi nel dettaglio con ogni correzione non finirei più, quindi possiamo lasciarlo così e vi faccio vedere che già da prima e dopo comunque assomiglia di più a una bocca sorridente. Next! Passiamo ora al disegno di Anna, che suppongo sia tratto dalla stessa immagine di riferimento del sorriso di prima. Qui però vediamo proprio tutto il ritratto, che sebbene forse ha un pochettino più allargato il volto rispetto a quello dell'immagine di riferimento, l'errore più grande in questo ritratto in realtà è la poca cura data a tutto ciò che sta intorno al ritratto. Questa è proprio una delle cose che faccio notare maggiormente ai miei allievi durante le revisioni, ovvero una volta finito il volto, che ovviamente è la parte più difficile, non bisogna però lasciare a una minore importanza e attenzione i capelli, i lati del volto oppure anche i vestiti, tutto ciò che lo circonda. Perché questa poca cura nei confronti di ciò che sta intorno al ritratto influisce negativamente sulla resa del disegno in generale e quindi anche su tutto l'impegno che abbiamo messo nel disegnare la fisionomia. Vado a semplificare la massa di capelli in blocchi chiaroscurali, come vi ho fatto vedere già nel mio video su come disegnare i capelli e la barba, che vi lascio linkato qua in alto a destra. In questo modo i capelli incorniciano meglio il volto perché fanno contrasto con la pelle chiara e hanno in realtà una verosimiglianza maggiore rispetto ai capelli fatti tutti con dei segni singoli e un po' a spaghetto, un po' ondulati, come vi ho fatto vedere di non fare nel mio video Do's and Don'ts sul ritratto, anche questo ve lo lascio linkato qua in alto a destra. Un'altra cosa importante sempre sui capelli che emerge in questo ritratto è il fatto che quei capelli che svolazzano fuori sono fatti con dei segni molto lenti, calibrati, anche che si diramano, sembrano più dei rami o delle venuzze rispetto a che dei capelli che svolazzano. Invece sono liberi e si muovono nel vento. Ecco, vi consiglio di rappresentarli proprio con un gesto altrettanto libero e veloce. Questa è una cosa che spiego molto bene anche nel mio corso di disegno, nel secondo modulo dedicato al segno, ovvero che un gesto rapido dà un'idea di dinamismo e che modulare il gesto in base a ciò che stiamo disegnando può aiutare moltissimo la resa finale del disegno. Per questo è così importante che i capelli che svolazzano siano fatti con dei segni decisi e veloci. E vedrete nel prima e dopo quanto la versione corretta incornici sia meglio il volto e sia anche più realistica, seppure più semplice. Ritornando sui capelli, vorrei farvi vedere come correggo questo disegno di Flavio, un allievo del mio corso che mi manda sempre i suoi disegni, in cui sebbene comunque la resa del ritratto sia buona, anche del vestito, che mi aveva chiesto consiglio su come fare la fantasia del vestito, notiamo comunque che nei capelli ci sia sempre questa tendenza a disegnare sempre la singola ciocca o il singolo pelo piuttosto che una massa unica. Vi faccio vedere ora come invece andare a semplificare la massa dei capelli, vedendola proprio come se fosse qualcosa di unico, un blocco unico su cui batte la luce, e poi solo successivamente andiamo a modulare queste ombre con i segni delle singole ciocche o dei singoli capelli. Quindi per prima cosa vado sicuramente ad appianare il contrasto tra la campitura e i singoli peli che sono molto più scuri, proprio a renderle in blocchi tonali, come vi facevo vedere nel video che vi ho consigliato di guardare prima. In un secondo momento vado poi a creare sì delle variazioni chiaroscurali, ma con un contrasto inferiore rispetto a quello che c'era all'inizio, che era troppo netto, con dei bianchi troppo chiari e delle ombre troppo scure. Un'altra cosa importante è ovviamente capire dove posizionare le massime ombre per dare risalto proprio agli angoli e alla sporgenza di questa treccia, che come vedete diventa sempre più soffice e voluminosa.
un consiglio importante che vi do se fate fatica a concepire i capelli in questo modo come vi sto facendo vedere io adesso è di usare un'immagine di riferimento molto piccola o allontanarla in modo da non poterne cogliere tutti i dettagli che compongono i singoli capelli e le singole ciocche. Vedendo la massa generale riuscirete sicuramente a riprodurre dei capelli che abbiano un vero volume ma anche una grande morbidezza. Poi i ciuffi singoli si aggiungono sempre alla fine. Da Instagram poi Jul Jalves mi ha mandato questo disegno, probabilmente tratto proprio dal mio video su come disegnare un occhio di profilo, a cui vi lascio il link qua in alto a destra. Sebbene si vede che ha seguito il mio tutorial nella parte in cui spiego la forma, il lato del chiaroscuro e quindi dell'effetto di volume è stato un pochettino tralasciato, anche perché vediamo questo sfondo sfumato molto simile a quelli che spiego di non fare nei miei video sulla resa volumetrica, in particolare sul mio video perché i tuoi disegni sono piatti, ma anche nel mio video Do's and Don'ts nel ritratto. Vi faccio vedere adesso come aggiungerei volume a questo occhio, scurendo la parte vicino all'angolo, perché in questo caso l'illuminazione dell'immagine di riferimento lo richiedeva. Vi rimando in ogni caso comunque a guardare quel video per capire come rappresentare meglio questo occhio. Inoltre suppongo che questo disegno sia stato fatto senza seguire l'immagine di riferimento perché appunto intorno all'occhio non c'è nessun tipo di contesto, non si vede la parte sopra la palpebra, questo penalizza un po' il disegno perché lo rende proprio un occhio perso nel nulla, fuori contesto. Inoltre è quasi del tutto assente la rima inferiore dell'occhio, nel senso che le ciglia partono proprio quasi attaccate alla sclera, mentre invece questo spazietto è fondamentale perché esiste e quindi non farlo è una grande pecca in termini di realismo. E arriviamo infine al tasto dolente per molti di voi, ovvero le benedette ciglia, su cui mi chiedete tantissimo di farvi un tutorial, ma su cui io sono un po' resistente perché penso che non siano così importanti, però effettivamente se per voi c'è veramente questa esigenza, scrivetemelo qua sotto nei commenti che penserò di fare un video dedicato proprio alle ciglia. Per fare le ciglia servono dei movimenti lunghi, curvi e veloci, dei movimenti proprio gestuali che seguono proprio questa curva naturale delle ciglia. Se le fate tutte dritte rende l'effetto proprio spaghetto che sta male anche nei capelli. La vostra migliore alleata è sicuramente l'immagine di riferimento, ma anche fare tante prove nell'esercitarsi nel fare dei peletti con dei tratti veloci. Poi ovviamente una volta che avete fatto tutte le ciglia molto scure andate ad aggiustare i livelli chiaroscurali. E vedete anche in questo caso quanta è la differenza tra il prima e il dopo con i pochi accorgimenti che vi ho fatto vedere. Sempre un altro occhio, ma di Mara, è questo occhio di cui non ho trovato l'immagine di riferimento in realtà, quindi andrò un po' a braccio. Sicuramente la prima cosa che voglio andare a fare è sistemare questa linea delle ciglia che è un po' imprecisa e non ha quella definizione di scuro che incornicia bene l'occhio che dovrebbe in realtà avere. Tiro fuori un pochettino di più l'iride e soprattutto vado con dei tratteggi a rifare un po' l'effetto chiaroscurale generale, tiro fuori la rima inferiore, metto un po' di luce in cima alla palpebra superiore e quelle lineette un po' che ricordano le onde del mare sulla spiaggia, diciamo così, che ci sono sotto gli occhi, in realtà non aggiungono alcun tipo di realismo in quanto rughette, quindi piuttosto io consiglierei di ometterle o non farle, oppure di sostituirle a un classico tratteggio, quindi si unisce il realismo all'effetto del disegno. E devo dire che tutto sommato, anche senza immagine di riferimento, posso ritenermi piuttosto soddisfatta per l'effetto generale di chiaroscuro che mi dà il nuovo occhio. Ve lo faccio rivedere anche più in piccolino per farvi capire quanto in realtà non siano i dettagli e la precisione del segno a fare il realismo quanto l'effetto chiaroscurale e la proporzione. Ora, visto che ho ricevuto anche tanti altri vostri disegni di veri e propri ritratti, quindi dove tutte queste parti che vi ho mostrato oggi vanno a unirsi insieme in modo armonico e anche più complesso, ho pensato di soffermarmi per questo video soltanto sui singoli pezzi e di dedicare invece alla correzione dei ritratti completi, che sono molto più difficili, un altro video interamente dedicato a quello. Mi raccomando quindi, se vuoi sottoporre il tuo ritratto a una correzione, non devi fare altro che andare sul mio profilo Pinterest, condividere il tuo disegno e scrivere qualcosa tipo correggilo oppure mettilo nel video, così che so che mi date il permesso di inserire i vostri disegni nei video e nelle miniature dei video.
Quindi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like e scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo tutorial. E attenzione, perché un prossimo video di correzioni sta per arrivare!